Il raduno consiste nel rintracciare i migranti del barcone della foto con la quale ho vinto il World Press Photo nel 2015, scattata nel 7 giugno del 2014. Siamo riusciti con National Geographic Channel nell'arco di 4 anni di lavoro a rintracciare alcuni di loro a giro per l'Europa dove sono andati a vivere, per raccontare il dramma delle migrazioni in una maniera più serena e più consapevole del quanto sia importante la misura d'uomo di queste persone, che non siano considerati oggetti come lo sono stati fino adesso. Quale pensa che sia o che debba essere il ruolo della fotografia nel sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema delle migrazioni? Beh, la fotografia è il documento, è per antonomasia la comunicazione più diretta e importante che ci sia tra tutti i mezzi di informazione. E nelle migrazioni, ma come in tutti gli argomenti del mondo, la fotografia ha cambiato il destino politico di nazioni intere. Tutti quanti noi ci ricordiamo tante fotografie come capitoli indescrivibili di guerre o di attentati o anche di cose felici. Quindi sulle migrazioni la fotografia ha fatto molto. Ha fatto molto questa foto, ha fatto molto la fotografia del bambino sulla spiaggia, in cui Angela Merkel e il governo tedesco hanno cambiato rotta a un certo momento della loro vita in base all'opinione pubblica sensibilizzata da un'immagine. Quindi... All'inizio mi sono spesso ritrovato da solo a raccontare queste realtà. Oggi devo dire le realtà sono raccontate non solo dall'informazione, ma anche dall'arte, anche dalla testimonianza, anche da iniziative che vanno al di là dell'informazione quotidiana o settimanale. Quello che scatena il nostro tempo, credo da osservatore, sia il fatto di non aver saputo proporre, ma non è compito dei giornalisti e dei testimoni, è compito della politica, di non aver saputo proporre una soluzione alternativa alla chiusura dei confini, al filo spinato, all'omissione di soccorso. Io sull'Espresso l'ho scritto più volte: nei momenti in cui la persona è in Libia o è in mare va soccorsa, e il soccorso per legge, è obbligatorio per legge, termina con lo sbarco delle persone soccorse in un porto sicuro. Quello che è mancato in questi anni da parte dei paesi che avrebbero potuto farlo, tra i quali anche l'Italia, non solo l'Italia, è andare alle radici della questione, laddove ha inizio il flusso migratorio. Non parlo dei paesi in guerra come la Siria o dove ci sono regimi totalitari come l'Eritrea. Parlo dei paesi che vedono le loro generazioni partire per un'esplosione demografica e una crisi economica profonda che li sta colpendo da decenni. Ecco, io credo che avremmo in questi anni potuto fare di più.